qua ragazzi, sono 3 minuti che aspetto e non è finito un cazzo. Quindi mi sa che l'unica maniera per finire sto gioco è andarsi a suicidare, perché qua non finisce un cazzo. Quindi ragazzi, andiamo contro la morte. Andiamo a suicidarci, perché è l'unico modo per... Che chiave abbiamo preso? Non abbiamo preso nessuna chiave prima, vero? Cioè c'era scritto di una chiave. No! Si era buggato, ragazzi! E qua c'è la merda più totale! No, ragazzi! Pigliati le tue medicine di merda, tu bambino di merda viziato. Vabbè, finché sono dettagli che se ne fotte. Il mostro c'è ancora, ragazzi, il mostro c'è ancora. Da qua possiamo vedere se appare. Madonna, che spavento. Bambino di merda viziato, guarda. Se fossi lì nel gioco tirare tante di quelle sculacciate che il culo ti si deforma a cubo. Guarda, come il pongo te lo modellerei. Si era buggato, ragazzi, cioè. Bah, ragazzi, io non so più cosa dire. Proprio ve lo giuro, io sono straziato, proprio stanco di sto gioco. Guardate, lasciamo stare. Che merda. No, ora tipo mi si bugga di nuovo il mostro e lo ritroviamo nello stesso posto di prima. No, se è così io veramente sclero di brutto e disinstallo tutto, ragazzi, eh. Madonna, che spavento. Oh, minchia. Se cazzo, se pure tutte le altre celle sono così, io non ci gioco più, ragazzi, eh. Spostiamo. Oh. Ah, sei tu, sei il figlio, eh. Brutto. Ma caghi chiave, ma vaffanculo, va. Ti mangi le chiavi e poi le caghi. Knick Stash. Knick è tipo cavaliere, qualcosa del genere. Quindi Stash non ho capito ancora cos'è. Quindi non lo so. Armadio, niente scherzi, ti prego. Oh, niente, grazie. Gentile, proprio sono commosso. Un'altra cella, un'altra. No, di nuovo! Ma che cazzo è, oh? No, di nuovo. Basta. Sono un bambino obeso, domani vado a dieta. Chicca non mi chiude niente. Finito? Di già? Madonna, che ci va sto libro qua? Minchia, proprio... Vai a fare in culo, va. Sto bambino non deve finire di mangiare troppo, sennò veramente mi manda a puttane. Ehi! Ciao tu, eh? Non si saluta? S, c'è scritto una S tipo a dire stronzo. Sì, cazzo, questo bambino è stronzo. Vediamo se c'è qualcosa qui dietro. Tira. Cazzo, tiri panini in bocca e non sai tirare i letti. No, non c'era niente. Vediamo qui sotto, magari c'è qualche acciarino. Ma manco morto. Ragazzi, l'ultima cella. Poi non ce ne sono più, ragazzi. Cioè, l'ultima cella, ragazzi. L'ultima. No. Che? Un altro? No, vero, no? No, ragazzi. Ci ha risparmiato questa cosa. Vediamo. Niente. Niente di niente, eh. Proprio tirchi questi del gioco, eh. Il padre è tirchio, non conservava niente per il proprio figlio.
Cioè, cazzo, prendi. Se vuoi uccidere tuo figlio, prendi una pistola e sparagli, no? Cioè, scusate. Questa è la porta di prima. Proviamo questa, va. Stanza blu dovrebbe rassicurare di solito, no? 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 Ehi, bella stanzina. Armadio. Ui, non c'è niente. Un foglio. Armature messe così troppo. Ah, non mi convince, vediamo. White. Aspetta, before to pull this lever, I should warn you what that terrible thing might occur. Before continuing, you will have to rebuild my kingdom to keep me company during my years. Ma che cazzo significa? Take one of these parts. Prendi ognuna di queste parti. With the parts. And with you, portale con te in the altar, nell'altare. In the other room, nell'altra stanza. To find of the which part, read this. The part you're looking for often contain gold. Ma che cazzo. This will help you. Allora, per come ho capito, per come la mia traduzione di merda dovrebbe aver funzionato, dobbiamo portare tutte queste parti in un altare. Prendiamo questa leva. Quindi iniziamo dal busto. Dov'è quest'altare? Scusami, non vorrei dirtelo. Sarà in questa. Ah no, là ci sono gli armadietti di merda. Ah, vero, c'è una porta. Magari. Vero. Vieni qua tu. Vieni. Già, ho i brividi per l'ansia, però ci proviamo. Eccola qua, qua. Vediamo se con la leva si è aperta. Vediamo. Ma quando mai. Guarda il dialetto, però alcune volte ci vuole. Sbattilo dove vuoi. Con la lanterna è meglio. Cazzo, ragazzi, ho i brividi. Proprio ve lo ammetto, ho i brividi. Sto cazzo di mod mi ha fatto veramente cagare sotto. Cioè, per due volte. Non è bene. Ui, qua non è dove c'erano le armature. Sì, la luce è rossa. Aspetta, spegniamo. Sì. Qua dove c'è la luce rossa. E qua c'erano le armature che mi impedivano di passare. Voglio. No, qua non si può andare. Armadietto. Niente, vai. Vieni qua, tu. Stronzo. Chiave. Non ho capito, cioè non dovevo portare ogni parte Where at this one? Una delle parti. Poi c'era la descrizione che doveva significare il busto. Fatemelo leggere un minuto. Allora, white before take one of these. Prendi una di queste parti con te. E nell'altare in other room. C'è forte look of the container. Boh. Vabbè, abbiamo risolto l'enigma. Quindi è questo. Non prendete tutti gli altri oggetti, tipo i peni di ferro delle armature, perché non c'è un cazzo. Allora, prendi sta cazzo di chiave raccolta a chi? Wow, la fa Capitan Ovvio vince qua. Proprio hai raccolto una chiave. Sì. Cosa hai preso? A chi? Ovvio. Ma che cos'è quello? È una chi? No, lasciamo stare. Vediamo se c'è qualche descrizione. Key for the door in the cellar. No, di nuovo la cella. No, ragazzi. Dov'era? Di qua. Sì, ma ricordo che c'è i barili di merda qua. No, di nuovo la cella. Ma che palle. Andiamo di nuovo. Che sia questa? Proviamo. Dimmi che sia questa, non voglio andare di nuovo in quella cella di merda, ti prego. No, non ci voglio andare più, ti prego. Troveremo di peggio. Non mi piace. Non mi piace. Non mi. Oh, what? What the fuck? Che cazzo è successo? No. Oh,
ragazzi, ti prego, vi prego, ve lo scongiuro, pietà. Io sono un classico ragazzo di 17 anni, o almeno 28 a maggio. Anzi, fatemi i regali, cioè, un nuovo paio di mutande, ragazzi. Che buio. Non mi piace. Ragazzi, non mi piace. Ah, c'è! No, no, no. Fanculo, brutto pedofilo di merda. E tu, bambino di merda, che vai in questi posti? Meglio che rimanere nella camera di letto a fatti le seghe, quello che cazzo volevi tu. Porco Giuda. Non mi piace. No, che cos'è? What the fuck? Che cazzo è? Ma chi? No! No! Aspetta! Che cazzo è quello? Quello, sembra uno Chef Tony, quello con i coltelli. Che cazzo è sto rumore? No, ragazzi. Vi chiedo proprio, ve lo chiedo, pietà, vi prego, parli di merda. C'entrate voi, vero? Ecco, ma che cazzo è quel rumore? Arriere! Arriere vuol dire di nuovo in siciliano. Ai ai ai. Che stress sto gioco. Ok. Letti, contro letti, 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 letti. Oh, un ragno. Oh, un ragno, ciao ragno. Che cazzo fai, ragno? Sì, si è proprio affondato nella merda, come me, soprattutto. Un maiale. Guarda, ti faccio compagnia. Guarda, tieni, divertite, fate le orge, quello che cazzo volete. Allora, un martello. Una chi, una di chi. Attic key, l'altra stanza. Quindi ancora siamo nella merda. Maybe help you get out for there. Vediamo. Allora, porte non ce ne sono più. E che cazzo sto rumore? E che cavolo, dove devo andare? Vediamo se... Magari... Ma questo è Attic, che cazzo c'entra? Vediamo questo. Ui! Che culo! Che culo! Che culo, ragazzi! Che culo! Via, via, via! Fifth floor! E basta con sto rumore! Da dove è sceso? Ragazzi... Cioè, se già... Figuriamoci, ancora mancano due porte, ragazzi. Mancano due porte, no. Che angoscia. Martello, minchia, me lo darei in testa io, guarda. Al bambino glielo darei in testa. Brividi. Ehi, proprio dal macabro passiamo al paradiso. E... Amnesia mi ha insegnato un'altra cosa. Le belle stanze sono sempre le peggiori. Sì, sì. Ok, statuetta di merda d'oro. Io me la pigliassi so. Me lo prenderei. Scusate, per qualche volta mi scappa il siciliano perché sono un po' nervoso per sdrammatizzare la cosa. Incomincio a parlare del mio dialetto. Quindi, se non capito un cazzo, non me ne porto niente. No, scherzando, vi farò la traduzione. Pigliassi vuol dire non prendere. Prendere, diciamo, pigliare. Ok, ehi, tu, soldato, tu succhi cazzi? No, signore! Ok, bravo, non sei gay. Citazione a Full Metal Jacket, naturalmente. Sì, scusate la volgarità, ma quello è un pezzo di film troppo bello. Pianoforte, minchia, Costanza, altro che pianoforte. Un altro soldato, minchia, proprio senza faccia. Ehi, che cos'è? Un pugnale. Pugnale! Minchia, ci dobbiamo suicidare, mi sa, eh. Sì, tipo la descrizione compare suicidati perché sei nella merda. Porta mezza aperta. Ma che cavolo è? Oh, oh, che... Cosa? Dove? Da dove?
Da quando? Dove? Dov'è? No! 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 Via! 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 Mamma! Che cazzo! Minchia, ma qua proprio gli infarti. Che cavolo di posto è questo? Un maiale, un porco, come si dice in siciliano. Sbaglio, c'è scritto RIP. Ah, proprio hanno fatto proprio una messa sopra il suo il maiale. Va bene, contenti lui. You know what you have to do. Tu sai cosa devi fare. Now end is suffering. Ora finisci questa sofferenza. And voglio che ritorni nel, dal tuo amato padre. Chi cazzo è questo? Un maiale. Ok. Che ci devo fare col maiale? Ah, vero, il pugnale. Cioè, vediamo, vediamo, vediamo. Se non si blocca sto cazzo di gioco. Vediamo, ho il pugnale. Anzi, diamogli una martellata in testa. No, niente, non funziona. Minchia. Tanto pugnale, un martello. Ok. Ah, chiave. Certo, i maiali mangiano le chiavi. È vero che mangiano di tutto, però non proprio così, eh. Scappiamo, ragazzi, scappiamo, perché io non ho voglia di stare qui. Voglio finire sta cazzo di mod, ragazzi, che io non ce la faccio più, guardate. È proprio uno stress psicologico. Via, via, via. Via, via, non ho, intanto non c'è più niente. Se c'è qualche mostro io mi sparo, guarda. Vediamo di che cos'era quella chiave. Vabbè, dovrebbe essere per forza di questa, comunque. Vai. Non ci credo, ragazzi. Finito. Finish. Fuck yeah. No, ragazzi. Sono felice. Non felice, di più, strafelice. Ma vaffanculo. Fine, minchia, era l'ora, cavolo. Andate a fare in culo tutti, guardate. Fateveli voi i vostri let's play, non me ne fotte niente, guardate. Guardate, facciamo un commento finale. Facciamo un commento finale. Ragazzi, questa è una mod piccola, ma che vi fa cagare sotto, cioè... Non lo so, cioè, veramente abbiamo incontrato lo chef Tony e quei mostri di merda che si buggavano, ma allo stesso tempo ti facevano cagare di sopra. Quelle celle di merda che non me le dimenticherò mai, quindi un motivo in più per non farmi arrestare da grande. Quindi, ragazzi, proprio una tortura questa mod, però devo dire che è stata fatta veramente bene, cioè, mi è piaciuta moltissimo, è una di queste sono le mod che mi piacciono di Amnesia, quelle che ti fanno cagare di sotto, proprio le stimo da morire queste mod, quindi... È una mod che vi straconsiglio di scaricare da giocare dopo averci preso un bel infarto. Che dire, vi ringrazio per le visualizzazioni e che dire, ci vediamo a un prossimo mod. Ciao a tutti da Marcuzzo94 Antria.